Paolo, bentornati. Oggi andremo a cambiare la corda al nostro tagliaerba perché ci si è rotta, quindi andiamo a fare questa sostituzione. Questo è un vecchio modello Torx 4500 e per andare a trovare la corda dobbiamo svitare queste quattro viti. Allora, tolte le quattro viti, viene via, diciamo, il coperchio o la protezione e troveremo l'ingranaggio della corda. Per smontare l'ingranaggio della corda ci occorrerà una chiave del 10. Ci sono dei bulloncini da svitare, 1, 2, 3. E l'ingranaggio della corda viene via. Allora, siamo tornati in garage. La prima cosa da fare è andare a togliere la corda vecchia, quindi andiamo a tirare fino a che non si srotola tutta, eccola qua, e andiamo a sfilare quella vecchia. Dipende a che punto si è tolta la corda, probabilmente avremo la molla scarica, quindi diciamo sul suo punto morto. Quindi ora, per inserire la corda nuova, dovremo ricaricare la molla e poi inserire la corda. Allora, prima di andare a ricaricare la molla, facciamo, diciamo, la punta alla nostra corda con un accendino. Andiamo a, così riusciremo a infilarla più facilmente. Voilà. Per capire quanta corda va inserita, noi abbiamo lasciato, abbiamo misurato, diciamo, lo spazio che c'è tra l'uscita della corda e dove va appoggiata, dopo vi farò vedere, e un pezzettino in più per fare il nodo per mettere la maniglia. E il resto abbiamo fatto una misurazione approssimativa, che ci vorranno all'incirca 1, 2, 3, 4, circa 4 giri di molla. Segniamo il punto morto della molla, tanto per regolarci, che comunque sta è qua. Andiamo a fare, erano 5 giri, ne andiamo a fare qualcuno di più. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A 8 giri si sente che la molla è bella carica, quindi basta così. Andiamo a prendere dove abbiamo fatto la punta e la andiamo a inserire. Voilà. Sarebbe stato meglio fare il nodo prima, ma possiamo farlo anche adesso. Perfetto. Tiriamo bene. Lo andiamo a inserire dentro e lasciamo. Voilà. E la nostra corda è rimessa. Ora andiamo a tirare poco poco. Prendiamo la maniglia vecchia, andiamo a sfilare il pezzo di corda rimanente.
prendiamo un cacciavite, lo guidiamo da noi. Ecco qua. Andiamo a fare anche qui un bel nodino. Filatina. E andiamo a rimontare il tutto. Mo la nostra cordicella, il nostro supporto. Ok. Pare che aggancia. Un bullone. Perfetto. Prima di rimontare il supporto andiamo a vedere se effettivamente la corda funziona. Allora, la corda andrebbe poggiata qua. Quindi noi andiamo a... Se siete arrivati fino alla fine, grazie di tutto ragazzi. Se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, mettete un like. Se avete bisogno di un aiuto, mettetelo nei commenti. E se volete sostenere il canale, iscrivetevi. Ciao ciao!